arrivo da lei. Intanto le chiedo dei telegrammi perché appunto abbiamo visto diversi punti, vorrei provare a fare chiarezza. Primo telegramma, a Natale immaginiamo di essere che ci sia una predominanza del giallo? Se la tendenza resta questa, sì. Quindi, e quello già faciliterebbe, perché faciliterebbe anche lo spostamento tra regioni, è corretto? Facilita anche gli spostamenti dentro le regioni, però verrà raccomandato di non spostarsi o di spostarsi solo per ragioni di, diciamo, di vera priorità, come raggiungere il padre, la madre, i familiari, il compagno, la compagna, quello che è, insomma, i propri affetti più intimi. Quindi se io che vivo a Roma ho la famiglia in Campania, faccio un caso a caso, diciamo, se io che vivo a Roma ho la famiglia in Campania, se la Roma, il Lazio è zona gialla, se la Campania resta zona rossa, io posso andare o non posso andare? In questo momento non c'è ancora un'indicazione chiara, quindi io sarei molto scorretta se aggiungessi confusione a confusione. Mamma, per ora non te lo Attendiamo posso dagli dire. Poi farò esperti una e dal telefonata alla governo. sottosegretaria No, Zampa e no. appena lei lo sa, giuro che ti chiamo e te Io lo dico. spero di, io spero che, sì, io spero che le famiglie, alle famiglie sia concesso di potersi riunire, Muoversi in anche ogni se caso, sono anche se uno tra zone di arancione e uno colori giallo. diversi. Poi, Spero, naturalmente. cosa? Lo spero, dico. Certo, senta, la quarantena sarà obbligatoria per tutti quelli che arrivano No. in Italia da fuori, dall'estero, anche per gli italiani che vivono all'estero e entrano in Italia? No. No, la quarantena scatta a seconda del paese dal quale si arriva, c'è un elenco dei paesi, è regolarmente pubblicato. So che in questi giorni c'è una revisione di un elenco dal Ministero degli Esteri, la lista verrà pubblicata sul sito del Ministero degli Esteri. Quindi rispetto a quello, quella è la lista, se viene aggiornata farà fede quella giornata, ma non è che a prescindere se si torna dall'estero bisogna stare in Esatto. quarantena. No, perché sa che si No. era parlato di questo in funzione della chiusura degli impianti da sci, perché si è detto se io chiudo gli impianti da Quella è sci in un'altra Italia cosa. e poi gli italiani vanno a sciare in Austria, allora mettiamo come condizione quando tornano devono fare quarantena, così non ci vanno, mi pareva di aver capito questo. Me lo conferma? Sostanze, questa è l'indicazione anche che è arrivata dall'Europa. E cioè che si preveda quarantena e tampone. In ogni caso le dico che ho letto oggi che gli stessi albergatori dell'Austria stanno discutendo su quale delle soluzioni sia migliore per loro, perché è anche evidente che comunque non ci sarà una così alta richiesta, per cui rischi di aver aperto Di l'albergo, di sostenere avere delle pochi spese e poi clienti avere e pochi di clienti. alla fine, esattamente, mentre in Austria, come sa, è previsto l'80% del fatturato del periodo uguale, corrispondente dell'anno precedente, l'80% di quanto era stato dichiarato. Perciò Magari immagino può che ora essere stiano più tutti conveniente facendo i questa propri ipotesi conti. che non quella di tenere aperto. Aggiungo anche che la stagione sciistica è una stagione molto lunga, non finisce il 7 di gennaio. Lei mi conferma quindi che per noi 99 su 100 impianti da sci chiusi? Questo Sì, me lo conferma. mi sembrerebbe incredibile una notizia diversa da Diversa. questa. Ristoranti restano chiusi la sera? Sì, per ora la previsione è questa. A che ora dobbiamo ritirarci? Il coprifuoco resta. Intanto a che ora è Non al lo so, momento? questo non 21, lo so, c'è 22? una discussione. Adesso è le 22, 22 per 22, tutti. Noi alle sì. 22 dobbiamo tutti chiuderci in casa. Non so se sarà lasciato questo orario, non so se sarà prolungato alle 23, magari in qualche sera, però anche questo. Cioè, ciò che ispira le decisioni del governo è evitare che ci siano possibilità di assembramento e di socialità, quindi bisogna che ognuno di noi si mantenga molto asociale, vorrei dire,
ma in realtà molto sobrio. Scegliamo questo Capitolo, capitolo aggettivo. scuole aperte già a dicembre o direttamente dopo le feste? Guardi, mi pare che il dibattito stia ormai andando in direzione di dopo le feste. Devo dirle che aprire le scuole a spot non mi sembrerebbe una cosa utile. Io penso che le scuole vadano riaperte e tenute aperte e che intorno alle scuole però vada messo in atto quel programma anche di azioni, no? Dai trasporti, anche agli assembramenti delle famiglie davanti alle scuole che si sono viste con troppa frequenza, in modo che possano restare aperte, eventualmente Sì, prevedendo lei anche mi dice possibilità che di cosa ne recupero pensa della se. proposta della De Micheli. Il ministro De Micheli, che peraltro è ministro dei trasporti, ha Beh, la detto, beh, ma apriamo domenica anche sabato e oggettivamente. domenica. No, sabato mi sembra una cosa Sì, ma assolutamente. Poi ci sono molte molti scuole bambini già aperte il vanno a sabato, scuola quindi. di sabato, esatto. Diciamo, non se, quella non sarebbe una Appunto, novità. in realtà il sabato è. No, la domenica non mi sembra che sia sinceramente in questo momento proponibile. Cioè, io credo che adesso, al di là che ognuno di noi in questo momento è, diciamo, anche molto sotto pressione, quindi io credo che bisogna sedersi a un governo con la parte sindacale, trattare perché probabilmente si può fare di più anche in quella direzione, cioè, per esempio, più turni. In modo da non concentrare, se il sistema dei trasporti non regge una riapertura tutte nello stesso orario. Bisogna davvero tutti metterci Sì, quel di ricordo più che per mesi abbiamo detto che i trasporti l'epidemia erano perfetti così come erano, richiede. ma questo fa parte ormai, chiedo aiuto a Brachino.